Finance and Tax TV Week, siamo nel mezzo di questa settimana dedicata a queste tematiche. Come vi ricordo sempre, le Fonti TV organizza settimane, ripeto, tematiche dedicate ad argomenti importanti e centrali, soprattutto per il periodo economico che stiamo vivendo. Lunedì è partita questa, la potete vedere anche dal nostro sito lefonti.tv, nel quale, oltre alle informazioni relative alla settimana in corso, potete anche leggere le anticipazioni sulle prossime. Nel pieno momento del lockdown avevamo fatto la prima edizione della Finance and Tax TV Week e effettivamente aveva ottenuto un grandissimo successo proprio per le tematiche economiche affrontate. Chiaramente vi lascio immaginare il perché, perché oltre ad essere tematiche sempre giustamente da tenere bene in vista, erano anche inserite in un contesto emergenziale che ancora non è passato purtroppo, anzi proprio in questi giorni c'è un ritorno in qualche modo della paura del Covid-19, ma nello stesso tempo questa paura ci deve portare necessariamente ad affrontare in modo più rigido e netto tematiche come quelle appunto che stavamo già affrontando nella prima parte del main event, l'evento portante della settimana, e che continueremo ad affrontare in questo secondo spazio. Partiremo sempre quindi dall'emergenza causata dalla pandemia del Covid-19, ma parlando delle aziende che stanno affrontando uno scenario imprevisto, chiaramente, con rischi elevati per la tenuta delle imprese. Si parla sempre di posti di lavoro perduti, di aziende che chiaramente non sanno come affrontare il momento, anche per quello che hanno già vissuto, ma soprattutto per l'incertezza che si continua a respirare per l'immediato futuro. Io saluto subito i miei ospiti, poi entriamo nel merito di quella che è la prima sollecitazione che voglio proprio portare a loro e che loro porteranno a tutti voi che ci state seguendo. Se avete domande, i nostri canali sono sempre gli stessi, aspettiamo anche le vostre riflessioni. Saluto Flavio Caruso, Chief Financial Officer, Cluster Europe Sandoz, ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Gaetano Iovolella, CFO Molteni Farmaceutici, buon pomeriggio anche a lei. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Roberto Giancarlo D'Averio, presidente ACMI e Credit and Collection Manager ad Adecco Group. Roberto, ben trovato. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Ben trovata anche Giulia Iuticone, responsabile Financial Officer per l'Italia di Heidrick & Struggles. Giulia, ben Buon trovata. pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, io partirei con una prima domanda, una prima sollecitazione, come dicevo poco fa, proprio a Gaetano Iovolella e a Flavio Caruso. Stessa domanda, partirei da Iovolella, però. Io prima ovviamente ho ribadito un po' in quale contesto economico-finanziario ci troviamo. Ed è un contesto caratterizzato da punti interrogativi, io lo dico sempre, quindi da incertezza totale, discontinuità, chiaramente è una conseguenza logica, e turbolenza. Quindi mi piacerebbe capire da lei com'è cambiato il comparto finance e soprattutto com'è cambiato il ruolo del CFO, perché poi ci concentriamo nella pratica su quello che cambia nella gestione, no? della situazione. Certo, beh, la domanda è evidentemente molto ampia e forse chiederebbe qualche ora di approfondimento più che abbiamo a disposizione, però credo in sintesi vi siano diciamo, due elementi che Allora Gaetano, abbiamo dei problemi d'audio con lei, ma risolviamo subito. Non si preoccupi, a questo punto vado da Caruso perché la stessa domanda la volevo comunque rivolgere anche a lei, Flavio. Quindi parto da lei e poi torniamo da Iovolella, sistemiamo l'audio, insomma. Prego, Flavio. Va benissimo, no? Come stava dicendo appunto il collega, la domanda è molto ampia, quindi sì, si potrebbe parlare per tantissimo Sì. tempo. E cerco di rimanere abbastanza Per sintetico vedere come sono le. sulla risposta. Sì, intanto gli Ok, diciamo altri, sulle no, fonti. prego, prego gli altri ospiti però di chiudere il microfono quando non devono parlare, perché altrimenti se parlate da soli vi sentiamo. D'accordo, allora Flavio, adesso ce la facciamo. La A facciamo. proposito della domanda molto ampia che richiederebbe tanto tempo, ecco, ci Quindi concentriamo su tutti e due. focalizziamoci. Sì, Due ok. risposte ti provo a dare, Sì, abbastanza sintetiche. La sì. prima è che credo che il ruolo del CFO no, sia sempre stato un ruolo considerato un po' da numero due all'interno delle organizzazioni, no? Quindi è molto vicino al CEO, molto vicino al leader, un ruolo centrale all'interno di un leadership team aziendale. Credo che durante la fase del Covid, questo ruolo sia diventato ancora più importante, qualora fosse possibile. Io dico sempre ruolo da 1,5, molto vicino a volte anche il ruolo da numero uno, mi permetto di Sì. dire, perché sicuramente la solidità da un punto di vista finanziario dell'azienda è stato uno degli elementi critici durante questo periodo, dove la gestione dei flussi di cassa e garantire dei flussi di cassa
che potessero veramente supportare la stessa sopravvivenza, diciamo, dell'azienda, è diventato un elemento fondamentale. Quindi nella gestione del credito, ovviamente nella gestione anche dei rapporti con i nostri fornitori, tutte le leve ovviamente del nostro networking capital, e la generazione dei flussi di cassa è stato sicuramente un ruolo ancora più importante. E oltre questo, mi permetto di dire, anche la leadership sui costi è stato un ulteriore elemento dove il CFO sicuramente gioca un ruolo fondamentale, che ha permesso poi di salvaguardare appunto ancora la salute, per quanto possibile, delle nostre aziende. Quindi sicuramente, ecco, ruolo che già sempre, secondo me, beh, sono poi un CFO, già molto importante, conferma la sua importanza, anzi forse diventa ancora più importante in un momento di crisi specifico come questo, e ovviamente vanno gestite le leve fondamentali, i basics della nostra organizzazione. Il secondo elemento invece è un po' più, diciamo, strategico, chiamiamolo così, è più sulla parte di planning. Mi permetterei di dire scenario planning, visto che parliamo comunque di una pianificazione, secondo me, sempre più importante a brevissimo termine, rispetto a una pianificazione di medio-lungo termine, che è quella, diciamo, standard, no? Che prendiamo sempre in considerazione, perché l'evolversi della situazione è talmente tanto veloce, talmente tanto rapido, che era veramente difficile poter rimanere legati, no, a dei scenari di medio termine. Cioè, tutto quello che ci immaginavamo potesse succedere nei primi 9 mesi dell'anno è successo il contrario, probabilmente, no? Nel senso, Sì. nessuno mai si sarebbe potuto aspettare qualcosa del genere. Quindi, ancora una volta, il ruolo del CFO e della funzione finance è stato quello, secondo me, di modificare sicuramente degli obiettivi di medio-lungo termine in obiettivi di brevissimo termine, andando a cercare di rendere l'azienda più flessibile possibile, in maniera tale da poter immediatamente allinearsi alle nuove esigenze dei mercati e dell'azienda stessa. Insomma, diciamo che è stato un po', come dire, è stata un po' la figura chiave della situazione. Ora, siccome voi non potete applaudirvi da soli, anche se magari segretamente lo facciamo se sempre quando riportiamo dei successi, però lo faccio io. Insomma, avete dovuto voi, in quanto CFO, prendere in mano la situazione, cercare di riportarla sul binario che purtroppo non era quello che stavate percorrendo, come nessuno, insomma, nessuno stava percorrendo quel binario lì, perché il classico cigno nero della finanza è arrivato, appunto, il coronavirus e ha sballato tutto quanto. Esatto, esattamente come stai dicendo te, e quindi ti ripeto ancora una volta, andando a lavorare soprattutto sui basic, cercare di garantire proprio la salvaguardia e la salute, no, Certo, della nostra azienda. assolutamente sì. Quindi, insomma, è una sfida ulteriore che adesso avete di fronte perché si continuerà su questo tenore. Esattamente sì, quindi quello che stiamo facendo, ancora una volta, come ti dicevo, è cercare di smettere, no, di pensare cosa succederà tra 2 anni, tra 3 anni, tra 4 anni, ma cercare un attimo di cogliere tutte le opportunità che possiamo avere nel breve termine, nei prossimi settimane e mesi, no, con delle domande di mercato che continuano a fluttuare mese dopo mese, veramente in maniera stravagante. Ecco, mi permetto di dire, posso fare una parentesi, no? Nel Q1 del 2020 la domanda, io lavoro in un'azienda farmaceutica, come sapete, era veramente altissima, pari al doppio o il triplo della domanda standard, per poi dopo invece crollare nel Q2 e nel Q3, no? Ovviamente questo cosa comporta? Comporta avere una produzione che permetta di gestire la domanda del primo quarter, e poi immediatamente un'azienda che si riadegui a nuovi livelli di domanda che vanno Certo, decrescendo giorno dopo certo. giorno. Allora, grazie Flavio Caruso, poi ci torniamo anche perché voglio tornarci con Gaetano Iovolella, tra poco ripristiniamo il collegamento, ma insomma, ritorniamo su questo aspetto che è molto importante sulla figura del CFO. Però vado da Roberto Giancarlo D'Averio, presidente ACMI, per fare un approfondimento ulteriore. Chiaramente quando parliamo di imprese, aziende nel momento di emergenza Covid, insomma, il timore è quello legato al blocco dei pagamenti che sta generando dei problemi proprio di liquidità. Mi chiedo, e chiedo a lei Roberto, quali soluzioni tecnologiche possono arrivare in aiuto alle imprese che hanno giustamente momenti di difficoltà e che devono gestire anche una situazione che è ancora rivestita di un'incertezza generale? Quali possono essere le risposte, insomma, più immediate? Bene, beh, innanzitutto ringrazio anche l'intervento del dottor Caruso che dà importanza al credito, che noi poi spesso in azienda, cioè, se voi siete al secondo posto, noi passiamo sicuramente già al terzo, per cui Ok, trovare uno sponsor e un asset così non può farmi che piacere. Ma la cosa particolare che stiamo registrando in questo periodo è che effettivamente non c'è poi stato questo grosso ritardo dei pagamenti in questa fase.
ho provato anche a dare delle spiegazioni. Forse può essere dettato da una serie di elementi, liquidità che è derivata dai prestiti, forse anche il discorso del blocco delle moratorie, le chiusure dei tribunali. Questo non vuol dire che dobbiamo abbassare assolutamente la guardia. Anzi, io stamattina ero in contatto con Cribis, ho avuto un'anticipazione su quello che sarà il loro studio pagamenti, che poi è l'evento che va a tracciare un po' anche le previsioni dell'anno. E quello che si aspettano è che ci sarà un peggioramento, perlomeno in Italia, da almeno del 27% sui ritardi di pagamenti nei prossimi mesi. Per cui il famoso autunno caldo che si prospettava dal punto di vista sanitario sta arrivando e si stanno avendo anche ripercussioni sulla parte della finanza e dei pagamenti. Quali possono essere gli strumenti? Oggi si parla di supply chain, che potrebbe essere Sì. uno di quei fattori in aiuto alle aziende. Beh, innanzitutto la precisazione è che la supply chain non nasce da oggi e non nasce con l'emergenza Covid, perché già nel 2008, quando c'è stata l'altra crisi, si è cominciato a parlare di questa possibilità. E, indubbiamente, queste prime soluzioni di supply chain sono state mirate al finanziamento del capitale circolante, di cui i crediti sono uno degli elementi fondamentali. Poi io che, al di là di fare il presidente ACMI, lavoro anche in una società di servizi, non avendo magazzino, se guardo il mio stato patrimoniale nell'attivo ho solo i crediti, per cui la partita solo lì me la posso giocare e non ho neanche possibilità di interagire sui fornitori, perché i fornitori, ahimè, hanno delle scadenze fisse concordate per legge. Per cui intervenire sul capitale circolante con la supply chain, questo è un obiettivo che può garantire sostenibilità alle filiere, salvaguardare appunto anche la competitività nel paese. Quello che credo oggi, negli ultimi mesi, questo strumento sta assumendo una funzione e una soluzione che prima poteva essere tattica. Oggi sicuramente a supporto delle aziende, delle esigenze, è diventata un'opzione sempre più strategica per poter fronteggiare l'emergenza. Assolutamente. Ecco, poi torniamo sul tema della tecnologia. Sì. Prima volevo ritentare di parlare con Gaetano Iovolella, vediamo se riusciamo a Proviamo. sentirla meglio. Gaetano, provi a Sentite parlare. bene adesso? Provi a parlare un attimino perché sennò non riesco a Riuscite a capire. sentirmi Allora, adesso? un po' meglio, proviamoci. Se no, guardi, l'alternativa è che insomma, dalla regia possono chiamarla al telefono, quindi magari se riesce a mettersi in comunicazione attraverso il telefono, meglio. Però ci proviamo. Insomma, torniamo sul ruolo del CFO. Io mi sento bene, Adesso la no? Spero che anche a voi adesso sia la sento meglio. così. Adesso la sento meglio, Gaetano. Penso che adesso vada bene. Allora, proviamoci. Tanto siamo in Benissimo, diretta, proviamo. insomma, le prove vanno fatte anche in diretta. È così. A proposito di tecnologia di cui stavamo parlando poco fa con Roberto D'Averio, sulla quale poi torniamo con Giulia Iuticone tra un istante. Però appunto ripartiamo dal ruolo del CFO. Io non so se lei ha sentito quello che diceva anche Flavio Sì, Caruso. sono riuscito a Ecco, seguire quindi anche se non ripartiamo tutto, da ma lì. buona parte degli interventi dei miei colleghi precedenti e devo Sì. dire che hanno, diciamo così, già identificato quello che dal mio punto di vista in questo momento in particolare è un po' il tema centrale. Noi stiamo affrontando in questo momento una crisi che è prevalentemente finanziaria, forse non ne abbiamo ancora visto per intero gli effetti, perché diciamo, in qualche modo è passato ancora poco tempo da quando il problema è emerso, e molto dipenderà da come la situazione si evolverà nei prossimi mesi. Chiaramente l'eventualità di un nuovo lockdown è un'eventualità che spaventa un po' tutti. Io lavoro in un settore, quello farmaceutico, che ha avuto la fortuna di sentire meno di altri il peso, diciamo, del lockdown, e quindi, diciamo, abbiamo avuto meno problemi ad affrontare questo periodo. Tutto sommato, in termini di operatività, siamo riusciti a garantire un buon livello di attività. Detto questo, però, settore ha comunque risentito, soprattutto in alcuni ambiti della situazione, e questo,
sicuramente avrà delle conseguenze, soprattutto nei prossimi mesi. Da questo il ruolo nostro di CFO è sicuramente quello di garantire la tenuta finanziaria dell'azienda. Ci sono fortunatamente oggi strumenti molto utili a tal fine, i colleghi chiamavano lo strumento del factoring, ma in generale tutto quello che consente di gestire nell'immediato situazioni di difficoltà, in questo momento è molto importante. Okay. Più in generale, diciamo che noi quello che inizialmente volevo sottolineare è il fatto che il nostro ruolo dovrebbe, a mio giudizio, orientarsi sempre di più sugli aspetti di business, sugli aspetti finanziari, anche perché chiaramente supporto che può essere chiesto al settore bancario è limitato. Possiamo immaginare di reggere sempre e comunque soltanto sul ricorso al credito bancario. Siamo un paese, in generale in Europa, non soltanto l'Italia, che rispetto alla situazione che c'è oltreoceano, negli Stati Uniti, ha un livello di ricorso al credito bancario decisamente alto. C'è una ricerca di Borsa Italiana di qualche anno fa che evidenziava come in termini di diffusione di strumenti finanziari strutturati e di ricorso a soggetti finanziatori diversi rispetto alle banche, il gap con gli Stati Uniti è veramente notevole. Da noi circa 2/3 del denaro utilizzato dalle aziende è di provenienza bancaria, mentre dall'altra parte dell'oceano la proporzione è inversa. E questo ha un peso sia in, diciamo così, in momenti difficili come può essere questo, ancora di più e soprattutto in un settore come il nostro, quello farmaceutico, che ha orizzonti temporali lunghi, dove il peso della ricerca e sviluppo è importante. Ecco, il fatto di dover contare soltanto sul supporto di finanza proveniente dalle banche è un grosso limite. Il paese ha un gap culturale importante, proprio di qualche mese fa una ricerca della BCE che dice come in termini di cultura finanziaria l'Italia sia il fanalino di coda dell'Europa e dell'OCSE. Questo è sicuramente un tema sul quale il paese dovrebbe lavorare. Sì, sì, ma guardi, io sono d'accordissimo con lei su questo punto, infatti è un po' anche, insomma, poco importa con l'argomento che stiamo trattando, però comunque un po' anche la mission delle fonti TV, quello di andare verso una cultura finanziaria un po' più determinante, anche perché appunto, soprattutto in contesti poi emergenziali, no? Emerge, credo Gaetano, poi passo all'ospite successivo, la carenza che c'è in quanto sistema paese da questo punto di vista. Infatti molti stanno anche parlando della necessità di insegnare la finanza ai bambini, per esempio, perché poi è da lì che si parte. Assolutamente. Infatti. In Portogallo lo fanno, non è l'unico paese, credo, però lo sono. Ovviamente, insomma, mascherata anche diversamente, no? Perché poi, insomma, bisogna essere in grado di rendere fruibili, a seconda dell'interlocutore, gli argomenti, e quindi chiaramente di finanza se ne può parlare sapendola gestire, mettiamola così, però se non parte questo processo poi inevitabilmente è molto più complicato rimettersi alla pari, e spiace sentire che anche da questo punto di vista siamo il fanalino di coda, sentire anche in questo contesto questa espressione. Va bene, allora io vado da Giulia Iuticone e poi anche da Flavio Caruso, quindi stessa domanda per entrambi, però partirei da Giulia, riprendendo quello che si stava dicendo prima sulla tecnologia. Ne parlavamo con Roberto Daverio. In che modo la tecnologia, quindi aggiungiamo dei tasselli che magari vale la pena sottolineare, può aiutare proprio la figura del CFO nel migliorare i processi, l'organizzazione, la capacità di previsione anche di gestione della programmazione e della programmazione, quali competenze quindi hanno bisogno, si parlava prima della necessità di formare, no? Le figure, quali competenze devono avere queste figure appunto.
Grazie, sicuramente la tecnologia all'interno del finance è molto importante perché diciamo, cambia il livello di competenze e nobilita la funzione. In generale la tecnologia permette di eliminare le attività a basso valore aggiunto, andando ad automatizzare tutta una serie di task ripetitivi che storicamente sono fatti poi. Flavio lo confermerà anche chiaramente in alcune divisioni, ancora adesso sono fatti manualmente, sono eseguiti manualmente e quindi attraverso la tecnologia, quella che si chiama anche implementazione della robotica, che altro non è che l'implementazione di un software che permetta l'automatizzazione o l'automazione di attività ripetitive, si sposta l'attenzione alle attività di analisi. Quindi, attraverso si guadagna velocità, si guadagna una maggiore capacità previsionale, una maggiore disponibilità di scenari, in questo momento molto interessanti proprio perché c'è bisogno di una reattività da parte del business e quindi il finance proprio come numero 2, numero 1 e mezzo, come diceva Flavio prima, dà la possibilità di essere più veloce nelle decisioni, di avere a disposizione dei dati e di spostare appunto la capacità, venendo quindi alle competenze, all'analisi, alla capacità di forecast e di portare, diciamo, delle visioni differenti al business. Ok, visioni differenti, quindi anche questo è importante. Flavio, stessa domanda anche Giulia è stata bravissima, quindi è difficilissimo aggiungere, però a lei. partendo proprio da quello che ha detto Giulia, Sì. quindi le cosiddette digital technology, secondo me, sono cose che io studio e cerco di studiare costantemente, no, nell'ottica del retooling our talents, nel senso cercare di reinventarci, perché se no a un certo punto ci sostituiranno con giovani super smart, giustamente, oppure con robot. Quindi cercando di rimanere un po' al tempo, cerco un pochino di studiare queste tecnologie, quindi partendo proprio da RPA, Robotics Process Automation, penso che Giulia lo abbia spiegato benissimo, no? È un software che va a sostituire dei lavori transazionali e manuali. Esempio tipico, no? È: ho la fattura, un tempo dovevo registrare la fattura manualmente, quindi avevo il mio accountant che registrava la fattura e per copiare fondamentalmente una serie di dati dalla fattura a SAP o qualunque tipo di ERP. Poi siamo andati a cercare dei paesi cosiddetti a basso costo dove poter spostare questo tipo di attività. Oggi possiamo reinternalizzare questo tipo di attività perché il software stesso scannerizza la fattura che ci arriva via email, facciamo finta, dal fornitore e automaticamente la va a registrare dentro il sistema. Questo ovviamente è un vantaggio fantastico perché sicuramente non era un lavoro né engaging né particolarmente stimolante per le nostre persone, va a migliorare i tempi, il robot o il software lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e normalmente possiamo dire che non sbaglia. Quindi riduciamo un pochino come l'allocazione delle nostre risorse su attività altamente transazionali che diciamo non aggiungono grande valore. Un altro esempio molto importante, mi permette di dire, sono per esempio i predictive analytics, dove quando parliamo di predictive analytics o vogliamo parlare di intelligenza artificiale che va tanto di moda, le applicazioni in ambito finance sono tantissime, ma sicuramente la più immediata è quella ovviamente dei processi di pianificazione. Qui noi ormai da qualche anno stiamo portando avanti dei tentativi, mi permetto di dire, di appoggiare il nostro processo di pianificazione su Artificial Intelligence, che ancora non è altro che avere una grandissima quantità di dati a disposizione, che devono essere dati puliti, ordinati, strutturati, perché c'è un famoso detto che viene dalle startup degli anni 80 che è garbage in, garbage out, quindi se mettiamo immondizia all'interno di un sistema uscirà sempre immondizia. Okay, quindi la cosa fondamentale è il dato, la pulizia del dato, l'accuratezza del dato, che poi può, grazie a questi algoritmi, chiamiamoli così, di natura che, appunto, che si basano sull'intelligenza artificiale, ci permette un po' di predire il futuro, con un impatto fondamentalmente di improvement, di miglioramento della forecast accuracy, che determina poi un impatto estremamente positivo su tutte le leve finanziarie, quindi riduzione dei magazzini, riduzione di potenziali stock out, miglioramento ovviamente alla fine della cassa, che come ancora una volta, tornando al discorso di prima, è uno degli elementi fondamentali all'interno delle nostre organizzazioni. Quindi questo secondo me è quello che sta succedendo.
Quindi poi la domanda si lega un pochino anche a ruoli e nuove responsabilità all'interno Esatto. della nostra funzione e quindi poi possiamo parlare anche qui tantissimo. Mi permette di solamente un messaggio su questo. Abbiamo bisogno comunque di persone che abbiano un cosiddetto financial acumen, cioè non possiamo pensare di non capire le basi della partita doppia. Ecco, questo perché poi se no parliamo di fantascienza e poi ci perdiamo ancora una volta le Ma basi del questo nostro. Flavio Vesato si ricollega, perdonami, mi perdoni, insomma, non so se darvi del lei o del tuo, si fa confusione, ma insomma, poco importa, l'importante è dare i concetti fondamentali. Se ti interrompo a questo punto, ti do del tu. Si parlava prima di formazione, no? Mi piacerebbe sapere, magari poi lo chiederò anche ai miei altri ospiti, cosa ne pensi tu, cioè da un punto di vista di formazione, perché poi qui, insomma, come possiamo pensare, no, di formare delle persone che abbiano competenze veramente salde se a livello di formazione siamo il fanalino di coda. Sì, ma su questo probabilmente poi passiamo la parola a Giulia che è più brava di me. Però Sì. io penso che oggi dalle università italiane io ho una responsabilità europea e quindi ho la fortuna anche di vedere profili e talenti che vengono un po' da tutta Europa. Allora, penso che la formazione dell'università italiana non sia assolutamente un fanalino di coda. Penso che la formazione dell'università italiana sia ottima, okay? Abbiamo delle università tra le top 10 sicuramente in Europa almeno. Forse c'è ancora un po' poca pratica e un po' troppa teoria e su questo possiamo ancora lavorare. Ovviamente il profilo standard che ai miei tempi, io ho cominciato a lavorare circa 20 anni fa, era il laureato in economia e commercio, che usciva fuori dall'università e poi poteva lavorare nel finance e un giorno diventare CFO, oggi secondo me si apre anche a profili differenti. Ingegneria gestionale, statistica, matematica, sono tutte lauree che permettono incredibilmente di lavorare nella funzione finance, secondo me con ottimi risultati. Ok, visto che la chiamata, Giulia, un commento anche da parte tua, Giulia, su questo, poi passo oltre. Grazie Flavio, assolutamente sarò brevissima. Concordo nella preparazione, bellissima l'idea di aprire la strada del CFO ad altri profili con formazione ingegneristica. Ho visto ingegneri elettronici molto bravi, eclettici nella funzione, che portano effettivamente quel quid in più anche a livello proprio di strumenti informativi. Va bene, ottimo. Allora, torno da Gaetano Iovolella per mettere sul tavolo una delle parole chiave di questo ultimo periodo. A me piace, per chi mi conosce, procedere sempre per parole chiave, perché si può entrare più nella questione, è quella di smart working, no? Più che parola, un'espressione, o lavoro remoto, se vogliamo italianizzarlo, cioè lavorare da remoto, un po' quello che stiamo facendo oggi in videoconferenza, no? Che magari in certi casi si faceva anche prima per ovviare alle distanze, però che è diventato insomma un po' una prassi, posto di essere in presenza anche un po' per ancora l'emergenza da Covid-19. Ci si collega da remoto, insomma, e poi questo ha portato però a una revisione completa dell'organizzazione del lavoro, questo è chiaro, soprattutto per alcune imprese nel dettaglio. Quali sono gli aspetti, così vediamo anche come lavorare sul futuro, che bisogna in qualche modo mettere a punto, su quali bisogna lavorare principalmente per garantire tutta l'operatività aziendale sulla base delle nuove linee guida che abbiamo dovuto necessariamente seguire? Ma devo dire che la questione dello smart working, o forse sarebbe più corretto dire remote working, Sì. come qualcuno sottolineava qualche giorno fa nelle pagine del Corriere, è una questione con la quale ci siamo confrontati, credo, tutti in maniera molto intensa negli ultimi mesi e per qualcuno è stata una grande scoperta. Noi, come esperienza personale, come azienda, ci siamo accorti che tutto sommato riusciamo a garantire, almeno nelle funzioni amministrative, di controllo, una eccellente operatività anche da remoto. Questo ovviamente non è stato una novità per tutti, ci sono molti settori in cui questa metodologia di lavoro è ampiamente diffusa. Credo però che in un paese come l'Italia, dove il numero di aziende medio-piccole è molto grande, dove in generale il ruolo della relazione interpersonale è sempre, diciamo così, al primo posto, sia stato appunto una scoperta della quale
quale forse non abbiamo ancora apprezzato fino in fondo le potenzialità, perché di fatto ci stiamo abituando piano piano a queste novità, dall'altra parte alla quale credo non sia giusto come dire, delegare il 100% dell'attività lavorativa, perché comunque alcuni aspetti della relazione sono fondamentali nelle attività lavorative. Certo è diverso registrare una fattura piuttosto che appunto, che so, discutere con un fornitore o un cliente un contratto nuovo. Lavoro da remoto, tutto quello che sono le attività di routine sicuramente è un'ottima soluzione, in tutto ciò che è novità o che in generale richiede scambio di idee e innovazione è un pochino più complicato come strumento e meno efficace. Però ecco, credo che tutto sommato questa doccia fredda nel suo essere stata imposta in una situazione sicuramente non piacevole, qualche beneficio se lo porterà dietro. Okay. Da un punto di vista, diciamo così, più prettamente organizzativo, anche qui, con la verità, stiamo imparando giorno dopo giorno, però credo che un ruolo chiave lo stiano giocando le persone che hanno un ruolo di coordinamento, perché rispetto, diciamo così, al momento in cui tutti i collaboratori erano a portata di mano, oggi è molto più difficile, se vogliamo delicato, gestire la relazione con tutti i propri collaboratori, e sicuramente vengono in maggior rilievo alcune capacità un po' soft, diciamo, che magari nel rapporto quotidiano a contatto erano meno determinanti. Ecco, quando si sta a distanza si lavora molto sulla fiducia, sulla capacità di delegare, di capire la situazione nella quale si trovano gli altri, quali sono le difficoltà, e non essendo a stretto contatto, questo alle volte è sicuramente più difficile. Quindi credo, certo, che questa sia, certo, un po' una sfida tra le tante, mi viene da dire, no? Esatto. Sì, beh, sì, esatto. Sicuramente questo è un momento di grandi sfide, anche assolutamente di grandi difficoltà. Ecco, no, visto che parlavo di parole chiave, no? Questa sicuramente forse è in pole position, accanto a quella, certo, di smart working che abbiamo sentito nominare innumerevoli volte. Torno da Roberto Giancarlo D'Averio. Prima parlavamo proprio della difficoltà che devono affrontare alcune aziende. Io resterei su questo, anche perché appunto Ievo Lella parlava anche di aspetti più organizzativi, no? Quindi partirei proprio da qui ancora, Roberto, cioè quanto gli assetti organizzativi del comparto finance diventano cruciali proprio per la tenuta, usiamo altre parole se preferisci, Roberto, ma la tenuta di un'azienda che sta attraversando un momento di inevitabile crisi. Sì, ma mi è fornito veramente un assist, è un grosso ponte, perché andrò a risponderti provando a collegare un po' tutto. Prima mi volevo collegare ai colleghi che hanno parlato precedentemente, cioè, io non sono così convinto che la realtà che probabilmente noi quattro stiamo vivendo nelle nostre aziende, anche a livello di informatizzazione, di rivoluzione digitale, di intelligenza artificiale, di big data, eccetera, eccetera, corrisponde poi alla realtà di tutte le piccole e medie imprese, perché io sento che anche a livello associativo mi dicono: sì, il Covid mi ha costretto a fare una rivoluzione digitale, e poi quando gli chiedo nel dettaglio che cos'è, ho installato Zoom, mi rispondono, no? Sì. Cioè, per cui secondo me c'è ancora tanto da fare. Noi forse oggi rappresentiamo, ahimè, delle mosche bianche, non le uniche, ma comunque siamo dei casi abbastanza rari. E, per cui un consiglio che magari io do è quello di che varrebbe la pena, anche in previsione anche poi del modo che cambierà comunque anche di lavorare, lo smart working, non credo che già alcune aziende, per esempio la mia, già l'adottava da anni, e probabilmente molte altre poi continueranno ad adottarlo anche quando non ci sarà più l'emergenza.
però magari cominciare a fare anche degli assessment sulla parte digitale, perché poi io vedo ancora, una volta quando ho iniziato a lavorare io, girava tanta carta, oggi girano tanti fogli Excel, che non è proprio esattamente il concetto di uniformare la rivoluzione digitale. Però, No. detta questa premessa, per cui sul discorso appunto anche della formazione, non solo sulle persone, ma anche appunto anche all'interno dell'azienda. L'altro spunto interessante che mi avevi appunto offerto con la tua domanda è anche quello dell'informazione. Cioè, l'informazione oggi, al di là di tutta la crisi che abbiamo parlato prima, quella che ci aspettiamo perché non si è ancora manifestata nel suo splendore, in più, ci sono anche delle norme su cui a mio avviso non c'è questa chiarezza, questa informazione per quel che riguarda appunto la crisi di imprese e di insolvenza, no? Per cui non si parla di governance e di procedure. Poi io ho anche assistito alla tua tavola rotonda precedente, ho trovato tantissime analogie sulle responsabilità. Perché se parliamo appunto di questa norma che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio del 2019 con l'idea del legislatore poi di renderla operativa a step nell'agosto del 2020, poi col discorso del Covid adesso è stata rimandata a settembre 2021 e poi non sono neanche così convinto che entrerà effettivamente tutta perlomeno in vigore nel 2021, però c'è stato un punto che a mio avviso non è così conosciuto, che a marzo del 2019 Sì. è entrato in vigore la modifica all'articolo 2086 del codice civile. E adesso io mi sono portato il saggio proprio sulla crisi di insolvenza Sì. Che e questa è una dice? cosa. Cosa dice? Dice che bisogna istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione dell'eversione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. Attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. Per cui è una bella legge. È entrata in vigore ed è in vigore da marzo del 2019. Io credo che pochi lo sappiano, anche perché il Tribunale di Milano ha già Sì. emesso una sentenza. E anche questo probabilmente è stato pubblicato su Italia Oggi di 14 settembre 2020. Il Tribunale di Milano condanna gli amministratori su questo appunto articolo 2086. E li condanna per cosa? Li condanna per mala gestio. E a questo punto però che cosa avrebbero dovuto fare gli amministratori e cosa si aspettava il tribunale? Cioè quando c'è una norma che doveva entrare in vigore, non è entrata, poi è entrato in vigore solo un codice, però questo codice in un momento come questo, cioè con condanna agli amministratori, cioè, c'è veramente qualcosa da chiarire. Appunto, Innanzitutto entrano, cosa come... può succedere, Roberto? Esatto, c'è qualcosa da chiarire, hai detto C'è da giustamente chiarire tu. perché gli amministratori come si sono giustificati? Si sono giustificati e hanno detto: beh, ma noi abbiamo fatto il budget. Probabilmente non basta più fare esclusivamente il budget, perché qua parla appunto di assetti organizzativi che vanno sul punto il controllo dei flussi di cassa e operativi. Per cui oggi bisogna cambiare anche la mentalità delle aziende, passare da un aspetto non solo di formazione manageriale, ma anche, direi quasi esclusivamente, organizzativa. Cioè il punto sta proprio qua. Perché quando succedono queste cose non viene più guardato come quando ho studiato io, quando ho iniziato a lavorare e nel credito magari affidare clienti, a guardare il patrimonio netto. Perché oggi il patrimonio netto è indubbiamente un indice, se positivo o negativo. Beh, se è negativo lo è ancora di più, in senso appunto che manifesta una crisi, ma anche se fosse positivo non basta più perché dobbiamo capire qual è la solidità organizzativa e qua va a riprendere indubbiamente tutta la parte di rivoluzione digitale, perché fare un budget e poi non avere tutti gli strumenti digitali che permettono, si parlava prima di strumenti predittivi, per cui anche degli strumenti che sono in caso di predire quale potrebbe essere la parte di soluzione d'impresa.
E poi tutta la parte di governance. Sulla parte di governance, quando parlavamo di tax, si parlava fortemente della 231. E innanzitutto, dotarsi della 231, in qualche modo, a mio avviso, ripara gli amministratori anche dell'articolo 2086. Ma per quel che riguarda la parte finance, ci sono oggi delle prassi, dell'ente di normazione. Non so, per il ciclo attivo la prassi UNI 44, piuttosto per la tesoreria la prassi UNI 46, che in qualche modo indicano quali sono i processi che dovrebbe adottare un'azienda, sia sulla parte appunto ciclo attivo e sia sulla parte di conservazione della parte di tesoreria, per cui proprio del cash, per fare in modo che possano emergere appunto quali sono tutti quei KPI predittivi, sia per le eventuali difficoltà delle aziende, ma non solo, ma anche nella scelta dei clienti cui si va a servire, quali possono essere poi le difficoltà che può avere il cliente che va a servire a non rispettare gli impegni presi a livello di cash, e di conseguenza mettere in difficoltà la mia azienda. Per cui aspetti organizzativi, prassi 231 in primis e poi quello nel campo finance, in particolare tesoreria e cash, e certificarle. Questo non vuol dire che l'azienda non andrà mai in crisi, ma perlomeno tutela gli amministratori di fronte a una sentenza del giudice del dire: non mi sono preoccupato di fare solo il budget, perlomeno io ho provato a fare tutto ciò che al momento il mercato mi mette a A disposizione per disposizione, prevenire. certo. Non so Ecco, se. no, sei stato assolutamente molto chiaro. Infatti, volevo proprio lasciarti arrivare alla conclusione del discorso e mi fa piacere che tu abbia usato questa parola proprio alla fine del discorso, cioè prevenire. Forse è la cosa fondamentale in questo momento, Roberto, e poi vado da altri due ospiti. Beh, prevenire perché fa il mio E mestiere. appunto, sì, sempre, però in questo momento forse ancora di più, no? Assolutamente sì, cioè in questo momento diventa è vitale, cioè è vitale. Esatto, vitale, Come bravo, cioè, sì. si parla tanto di prevenzione anche per la parte, cioè oggi è sempre stato paragonato, poi io mi ricordo le prime formazioni che facevo, prevenire meglio che recuperare, si diceva chi faceva le Ok, formazioni sì. nel management, perché c'è sempre stato un parallelismo E beh, anche perché il del. recupero crediti, insomma, credo che sia una delle cose. Esattamente, bisogna prevenire Appunto. meglio che recuperare anziché prevenire meglio che curare, oggi ancora di più. Bello, mi piace. Insomma, anche perché i luoghi comuni e i detti popolari vanno riaggiornati a seconda del contesto vissuto, insomma, se no restiamo ancorati anche al passato, anche se sono sempre perle di saggezza. Allora, avviandoci un po' verso le conclusioni, torno da Flavio Caruso e poi ancora da Giulia Iuticone. Prima, insomma, con Flavio abbiamo parlato, no, della ridefinizione anche di figure professionali a partire da quella del CFO, e mi piacerebbe capire se si ha una prospettiva rispetto al futuro delle nuove figure professionali che potrebbero nascere, che magari non sono nuove, ma insomma che potrebbero caricarsi, no, di nuove impostazioni e sviluppi, e quindi quali caratteristiche potrebbero avere, giustamente queste figure un po' centrali nel mondo professionale di cui stiamo discutendo, Flavio. No, assolutamente nell'ambito della funzione finance, con tutti questi cambiamenti e questa notevole trasformazione che abbiamo visto negli ultimi anni, sicuramente anche i ruoli ancora stanno andando a cambiare, se ne arriveranno anche di nuovi. Io dico sempre che guardando un po' al passato, no, il ruolo del finance l'ha sempre visto un pochino come un ruolo un po' di responsabile della contabilità, diciamo, no, tutta la parte amministrativa che tutt'oggi abbiamo, ma secondo me non deve essere più visto come un ruolo da accountant. Oggi nel presente dobbiamo tutti, credo, avere un ruolo all'interno della funzione finance, tutte noi in primis e le nostre persone avere questo ruolo di business partner, di cui parlavamo anche prima con il collega, e questo è già il presente. Però guardando un pochino più avanti, ai prossimi giorni e al futuro, penso che questo ruolo del finance e delle figure all'interno della funzione finance, ancora su questo poi richiamo di nuovo Giulia poi per commentare su questo, sia una trasformazione per divenire ciò che a me piace chiamare strategic finance, no? Quindi un ruolo dove il finance gioca un ruolo importantissimo a fianco del business per implementare, per facilitare la strategia, no? Quindi Sì. quali sono poi, mi chiedi tu, quali sono quindi le caratteristiche di questo ruolo? Secondo me, no, per
far sì di avere una funzione da strategic finance è ancora una volta appunto le nostre competenze, il nostro modo di lavorare è quello, cercare di focalizzarci sempre meno sulla parte transazionale, andare a un elevatissimo livello di analisi facendo leva sulle tecnologie digitali che permetta di creare valore, sempre più valore all'interno della nostra organizzazione. E ora poi per giocare un pochino c'è una serie di ruoli nuovi, no? Proprio di job title nuovi, e noi all'interno della nostra organizzazione, Sandoz è parte del gruppo Novartis, e noi quando parliamo di finance e di agile working, no? Abbiamo definito proprio 3, 4, 5 probabilmente nuovi job title del futuro, no? Alcuni già esistono e altri ve li cito solamente per darvi un po' l'idea di cosa pensiamo diventerà questa funzione. Quindi da data scientist o un data engineer, che è qualcosa che già abbiamo oggi, no? Quindi abbiamo detto la centralità del dato all'interno della nostra funzione, abbiamo bisogno di questi dati, di trattarli, gestirli, curarli, pulirli, no? E abbiamo bisogno quindi di nuove figure all'interno anche della nostra stessa funzione che possano gestire questo tipo di attività. Altri tre ruoli: business translator, strategic business influencer e innovator. Quindi se 20 anni fa, quando io cominciavo a lavorare, mi avessero parlato di questi tre ruoli, avrei pensato a funzioni marketing, ancora funzioni head of strategy, ricerca e sviluppo. Mentre noi oggi reputiamo che questo tipo di nuovi job title nel brevissimo possano far parte della nostra funzione. Business translator ovviamente è colui il quale attraverso le capacità analitiche delle nuove tecnologie è capace appunto di interpretare queste informazioni, interpretare questi dati e dialogare con il business, no? In maniera tale appunto da decidere quali sono le scelte migliori all'interno dell'organizzazione, no? E così via, ecco. Quindi ruoli sempre nuovi, dove secondo me dobbiamo trovare il giusto balance tra le competenze, ancora una volta, le competenze tecniche di base, e invece anche uno spirito, un'apertura all'innovazione, al cambiamento, ad imparare nuovi modi di lavorare, che forse le nuove generazioni, no? Per dare anche un po' di fiducia, no? Perché tante volte io ricevo la domanda: ah, ma adesso il mondo del lavoro, con queste crisi, con il Covid, come faremo noi a entrare nel mondo del lavoro? Noi abbiamo bisogno di giovani che portino proprio questo tipo di competenza all'interno della nostra funzione. Assolutamente sì. Beh, anche qui, così vado da Giulia, giustamente, che può anche, appunto, ripeto, darci le sue conclusioni. Rientra anche la parola che abbiamo usato prima per altre questioni, che è quella di prevenire. In questo caso, andare ad anticipare un po', no? I tempi rispetto alle sfide da affrontare future, ai temi da mettere nel bagaglio professionale aziendale, no Giulia? Assolutamente d'accordo, e qui mi rifaccio un po' le parole di Flavio prima, è difficile aggiungere molto, ma faccio una premessa anche rispetto a quello che hanno detto i colleghi prima sulle realtà che stiamo descrivendo. Queste sono sicuramente realtà avanzate ed è sicuramente il benchmark del finance. In Italia non sono tutti a questo livello, c'è la tendenza chiaramente ad investire in strumenti per il business, diciamo, orientati all'esterno, orientati alle vendite e in seguito sul finance, ma il trend è iniziato, quindi questo è sicuramente il benchmark rispetto alle competenze, rispetto alle figure nuove diverse, sicuramente l'innovazione ancora una volta al centro. Aggiungo uno spunto di quello che è l'ottimizzazione dei processi. Il finance ad oggi cerca anche figure di bridge, di ponte tra l'amministrazione, tra il controllo e quella che è la contabilità, alla base poi dei fondamentali dell'azienda e il business, che portino, che guardino alle efficienze nelle varie aree aziendali e portino poi il risultato all'interno del finance, e quindi trovino la produttività non nel taglio dell'organizzazione, ma nella semplificazione, nell'ottimizzazione dei processi con diversi metodi, vuoi digitale, vuoi semplicemente trasformando diversi step di un processo, semplificandoli, andandoli a diminuire, riducendo la complessità che è probabilmente il retaggio del passato. Ok, anche questo è importante. Allora io farei un ultimo giro, abbiamo ancora qualche minuto, ovviamente in sintesi per, ripeto, andare alla chiusura
un breve giro di tutti, partirei da Gaetano Iovolella per tirare un po' le conclusioni. Quindi, insomma, banalmente, poi lascio a voi declinare questa cosa che vi metto sul tavolo, visto che parliamo di guidare la ripartenza, no? L'incertezza l'abbiamo già, come dire, analizzata. Come ripartire domani, dove domani ha un significato molto ampio? Beh, è una bella domanda anche perché io temo che il momento della ripartenza sia ancora di là da venire. Purtroppo abbiamo ancora un periodo difficile davanti a noi e dovremo capire come ne usciremo. Sicuramente questo vale un po' sempre una base per rimanere al passo e mantenere un livello di investimenti e non perdere mai di vista quello che è il lungo periodo. Noi in questo momento abbiamo sicuramente tutti delle difficoltà contingenti da affrontare, ma credo che sia fondamentale tenere sempre comunque lo sguardo sul futuro. Quindi tutto ciò che va nella direzione di sostenere la crescita e performance dell'azienda nel lungo periodo è centrale e in questo momento di difficoltà non dobbiamo perderlo di vista, ecco. Credo Ok, sia questa un sì, po' la chiave. tenere proprio la barra dritta, insomma, no? Quindi lo Sì, sguardo esatto. Non posizionato. perderci Esatto, di fronte lo alla so, lo difficoltà so. del momento. Esatto, assolutamente sì. Roberto Daverio. Sì, ma allora innanzitutto Novartis sta diventando il mio nuovo mito perché lavorando in una società di HR, il fatto che metterà così in difficoltà il mio ufficio candidate per me è una grande gioia Bene, sono nella condivendente che ricerca di queste tutti TV, questi nuovi esatto, queste opportunity. TV Week servono proprio per creare sinergie e reti, quindi insomma, da questo punto di vista ci Esattamente. abbiamo azzeccato, ok. No, quello che mi porto a casa cioè, la rivoluzione è comunque in atto anche nel mondo finance. È vero che tutti gli investimenti sono sempre stati fatti al business. Io che ho sempre ricoperto poi un ruolo molto trasversale, no? Sempre stato detto il più finanziario dei commerciali e il più commerciale dei finanziari, perché per forza di cose sono sempre stato un po' tirato per la giacchetta da una parte dal business e dall'altra parte dal CFO. Non mi ci sono mai ritrovato nella parte appunto di direzione amministrativa, cioè quel che riguarda appunto l'accounting, le contabilità, fornitori, eccetera, eccetera. Per cui questo processo di finance più rivolto al business e non rivolto semplicemente a quelle figure grigie che venivano appunto rappresentate nel passato, a me fa solo che piacere e lo si nota che c'è questa rivoluzione in atto. Per cui diciamo che questo è un po' il messaggio e l'auspicio anche per noi che siamo in questa direzione. D'accordo. Flavio Caruso. Sì, no, più che conclusioni, sono molto d'accordo con quello che è stato appena detto e come ha detto anche il dottor Iovolella, purtroppo non siamo ovviamente vicini, secondo me, alla fine di questo periodo difficile. Penso che un elemento, abbiamo parlato tanto di un po' di contenuti, di tecnologie, le nostre persone, no, continuare a prendersi cura delle nostre persone all'interno della nostra funzione e non solo, sono una cosa fondamentale, sono il motore delle nostre aziende. In questo periodo tante persone comunque sono dovute anche all'accelerazione digitale, no, del Covid, quindi il fatto di stare a casa, di lavorare da casa. Non dobbiamo sottovalutare l'impatto che questo ha sulle nostre persone che erano abituate, no, a uscire di casa, andare in ufficio, ad avere relazioni sociali proprio dovute a questo. Io penso che dobbiamo trovare dei modi in maniera tale da poter continuare a ingaggiare e essere sicuri che appunto le nostre persone, che sono appunto il motore delle nostre aziende, possano essere sempre nelle migliori condizioni possibili per poter lavorare. E questo vuol dire dover stare bene anche da un punto di vista personale. Quindi questo secondo me è una cosa che dobbiamo tenere presente come base per tutto il resto. D'accordo, e infine Giulia Vitticone, un commento anche da parte tua, Giulia. Bene, io commento invece dal punto di vista di una qualità che secondo me deve avere il finance ancora di più in questo momento al centro, ovvero l'agilità. L'agilità intesa come la capacità di adattarsi agli scenari mutevoli che esistono ad oggi e che arriveranno,
in modo da guidare fermi e solidi nelle proprie competenze l'azienda e diversi team all'interno dell'azienda. Ottimo, beh, insomma, esatto, veloce ma molto chiara e molto mirata. Io mi sono appuntata anche le parole che hanno un po' collegato tutti i vostri interventi e parto da quella che ha usato Roberto Daverio poco fa, rivoluzione, perché di fatto si tratta di questo, bisogna saper recepire le sfide, vabbè, sfida fa sempre da sfondo come parola, obiettivi ancora più mirati, anche quello, non che non siano nella mission di tutti i giorni, però ancora di più, visioni diverse, bisogna sapersi adattare alle situazioni, quindi proponendo i famosi piani B, ma forse in questo frangente anche C, D e F e via dicendo, più se ne hanno e più la situazione può diventare rosea, ovviamente quando l'emergenza terminerà o comunque quando comincerà ad evaporare, e poi io ci metto a conclusione di tutto la formazione, la cultura finanziaria, come ho detto prima, quando era stato portato all'attenzione, noi stessi, insomma, in modo diverso cerchiamo sempre di spingere da questo punto di vista, senza dare per scontato che ci siano delle questioni già apprese, e anzi, anche se sono già apprese, comunque approfondirlo ulteriormente, soprattutto in questi contesti. Spero che anche i miei ospiti siano un po' d'accordo con le parole che ho trovato, ce ne saranno sicuramente molte altre, però credo che possano rappresentare un po' questo main event inserito nella Tax and Finance TV Week. Quindi io ringrazio Flavio Caruso, Gaetano Lievolella, Roberto Giancarlo Daverio e Giulia Iuticone per averci fornito spunti decisamente interessanti. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie, naturalmente. Grazie. Sono, ecco, tutti i professionisti. Grazie a voi. Grazie. Tutti i professionisti che intervengono nei nostri spazi, quelli del main event, delle TV Week, ma in generale nei nostri live sulle fonti TV, sono a disposizione. Insomma, collegatevi con voi. Lo scopo è quello di creare sempre una community, quindi una sinergia sempre più netta e una rete che possa portare poi veramente a degli arricchimenti in generale per tutti noi, per il nostro paese, ancor più necessari in questo momento. Io vi saluto, grazie per essere stati con noi. Subito dopo andrà in onda Doppio Binario, condotto da Simona Vantaggiato e Gabriele Ventura, e naturalmente domattina ci rivediamo live alle 9 per seguire i mercati finanziari. Quindi buon proseguimento sulle fonti TV e buona serata.